Chiesto di intervenire la deputata Boschi. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Presidente Conte, lei ha concluso il suo intervento citando Delors e anche per questo le siamo grati, perché noi da sostenitori convinti del sogno di Ventotene, da estimatori dei grandi statisti europeisti come De Gasperi e Adenauer, siamo cresciuti con Delors, peraltro l'unico ad essere stato 3 volte Presidente della Commissione, come riferimento del sogno europeo, comunitario e federalista. Oggi noi vediamo che i colleghi della Lega, di Fratelli d'Italia, sono in imbarazzo, sono in difficoltà, perché il sovranismo ha perso. E i sovranisti italiani sono doppiamente in difficoltà perché chi ha attaccato di più il nostro paese in questi giorni sono stati proprio i loro alleati in Europa, i loro amici, quelli che invitavano nelle piazze italiane per la campagna elettorale, da Wilders ad Alternative for Deutschland, mentre chi ha difeso con noi l'Italia e i suoi interessi sono stati Macron e Merkel, proprio coloro che sono stati bersaglio, addirittura oggetto di spottò, di critiche da parte dei nostri sovranisti italiani in questi anni. Noi, Presidente, pensiamo che il governo abbia fatto bene e ringraziamo lei per il suo lavoro e ringraziamo il Ministro Amendola. Ha fatto bene perché è stato sull'asse franco-tedesco e non accanto ai sovranisti. E ha fatto bene perché si è battuto in questi giorni contro l'ipotesi di un potere di veto di un singolo paese, perché se entrasse questo principio metteremo in discussione l'Europa stessa, lo ha sottolineato bene in questi giorni anche il professor Cassese, quanti mali nel corso della storia questo principio può aver portato, e del resto c'è anche una letteratura che si occupa e si è occupata nei secoli di questo tema, da Rousseau, non quello della piattaforma, Jean-Jacques, fino a Fukuyama di Vetocracy. Noi sappiamo, noi che non seguiamo il sondaggismo esasperato, ma siamo amanti della cultura politica, che il principio dell'unanimità porta semplicemente a bloccare tutto all'immobilismo. Nel 2011-2012 l'Europa si è fatta convincere dall'egoismo, dall'austerità. L'Europa del 2020 sceglie invece la solidarietà e la crescita. È un risultato importante, è una grande vittoria dell'Europa, un buon successo per il nostro Paese, ma sicuramente un gigantesco passo in avanti per l'Europa. E allora oggi le risorse ci sono, ma abbiamo una grande responsabilità adesso. Gli addetti ai lavori ci dicono che servono le riforme. Io credo che dobbiamo chiederci qualcosa di più, cioè serve una visione. E cari colleghi, qual è la nostra visione per i prossimi decenni? Noi stiamo indebitando i nostri figli, allora non possiamo accontentarci di spendere dei soldi. Dobbiamo avere un'idea, un progetto, una visione per i nostri anni, per i prossimi anni. Noi di Italia Viva pensiamo che non sia sufficiente pensare alla cassa integrazione o reddito di emergenza, perché se i soldi li mettiamo sulla cassa integrazione e reddito di emergenza, prima o poi finiscono, ma non creano crescita, non portano occupazione, non arriva da lì la ripartenza. Noi crediamo che non serva l'assistenzialismo, ma la crescita. Il lavoro, non il sussidio. Servono le infrastrutture e non la rendita. Abbiamo bisogno di tornare a credere in un'Italia che sia aperta al talento, che sia accogliente, che sia ambiziosa, che possa ripartire davvero. Ci sono le risorse per farlo, però dobbiamo essere seri, concreti, perché gli italiani si sentono dire da tempo che arriveranno centinaia di miliardi da Bruxelles. Ecco, adesso le misure di Bruxelles devono entrare nelle botteghe degli artigiani, nei negozi, nei ristoranti, devono diventare qualcosa di concreto, altrimenti avremo un effetto boomerang gigantesco. Questa è la nostra responsabilità oggi. E, Presidente, noi abbiamo davanti a noi anche delle sfide molto difficili. Penso soprattutto al settore del turismo, che rischia una gelata senza precedenti. Ecco perché è fondamentale, fin dal prossimo scostamento di bilancio, fin dal prossimo provvedimento del governo, intervenire.
perché se i turisti stranieri cancellano le prenotazioni nel nostro paese, noi dobbiamo cancellare le tasse sul turismo senza ulteriori rinvii. Lei ha combattuto una battaglia in Europa contro i paradisi fiscali all'estero e siamo d'accordo con lei. E le diciamo, insieme combattiamo una battaglia non solo contro i paradisi fiscali all'estero, ma anche contro gli inferni fiscali in Italia, a cominciare da quelli delle partite IVA, dei piccoli commercianti. Se non si sono potute rinviare le scadenze del 20 di luglio, impegniamoci già da adesso in modo chiaro e puntuale ad evitare gli acconti di novembre. Diamo un segnale chiaro in questo momento. Come Italia Viva lo abbiamo proposto al Senato, lo riproponiamo anche alla Camera, dedichiamo una sessione di lavoro in Parlamento ad agosto su come utilizzare tutte queste risorse che arriveranno dall'Europa. Il Parlamento c'è, è vivo, serve. Lo coinvolga, Presidente, lo sfidi. Io credo che più che le task force servano progetti concreti, chiari, e il Parlamento può dare una mano da questo punto di vista. Italia Viva c'è, c'è con il piano Italia Shock che finalmente si concretizza, con il Family Act che ieri ha avuto un primo voto importante qui alla Camera e che era nato alla Leopolda, c'è con la proposta della decontribuzione, c'è con la richiesta sulla scuola. Abbiamo chiesto di riaprire la scuola quando tutti ci vedevano come dei pazzi, ma se non si riaprono le scuole il Paese non ce la fa. Lo diciamo noi, lo diceva qualche giorno fa anche un autorevole commentatore sull'Economist. Italia Viva c'è perché Italia Viva ha il coraggio di andare controcorrente, lo ha dimostrato nei mesi scorsi, tenendo in piedi questa legislatura anche quando in pochi ci credevano ed evitando di andare al voto nello scorso autunno. Se fossimo andati al voto nello scorso autunno avrebbero vinto i sovranisti e oggi non ci sarebbe stato nessun risultato da festeggiare in Europa. Il lavoro di questi mesi ha portato l'Italia a riacquistare credibilità e ha salvaguardato la dignità dell'Europa. Ora però, Presidente, le chiediamo uno sforzo in più. Lei è tra i leader europei. Ecco, non faccia una battaglia di retroguardia sul MES, perché le risorse del MES ci sono risorse importanti per la sanità, hanno condizionalità meno pesanti del recovery fund di cui stiamo parlando adesso, le dobbiamo spendere bene e le dobbiamo spendere subito. Non si lasci convincere da una parte della maggioranza e non si lasci trascinare in un populismo ideologico. Da questa crisi si esce con la politica, non con il populismo. E noi non possiamo che dirci keynesiani, non solo perché chiediamo che molte di queste risorse siano spese nelle opere pubbliche, ma perché condividiamo un pensiero di Keynes, che diceva la difficoltà vera non è tanto quella di sviluppare idee nuove, quanto di abbandonare le idee vecchie. Ecco, per ripartire, per uscire dalla crisi, dobbiamo avere il coraggio di superare le vecchie ideologie, le vecchie idee e guardare con speranza al futuro. Lo dobbiamo a tante persone che oggi sono in difficoltà, che non sanno come arrivare a fine mese, che hanno visto chiudere la propria attività, fallire a causa del Covid. Lo dobbiamo soprattutto alle oltre 35.000 vittime del Covid, alle loro famiglie, perché l'Italia può ripartire, ma deve ripartire mantenendo la memoria, conservando il ricordo delle persone che abbiamo perso, tenendo alto l'onore dei caduti. L'Italia può ripartire, deve farlo, ci sono tantissime risorse a disposizione per farlo, mai il nostro Paese ha avuto un'entità di risorse tali dall'Europa. A questo punto il nostro dovere a fronte di tutte queste risorse è scegliere il coraggio e non la paura, la speranza e non il terrore. In poche parole, dobbiamo scegliere la politica e non il populismo. Questo è